nostra che ci ha raggiunto. Thomas, ciao, benvenuto qui su Lazio Style Channel. Insomma, ti dispiace aver chiuso questa stagione poi al quinto posto, quando invece c'erano davvero tutti i presupposti per chiudere davanti all'Atalanta al quarto? Sì, ci dispiace molto. Il nostro obiettivo era essere quarti. Oggi non era la nostra Lazio, abbiamo fatto una brutta partita, non abbiamo meritato la vittoria e quello è accaduto. Tom, io ti chiedo qual è stata la difficoltà maggiore all'interno di questa partita, perché c'era il pubblico che spingeva, ovviamente era la gara della vita per il Crotone, quindi tu che poi hai difeso la porta della Lazio nel secondo tempo con i tifosi del Crotone dietro, ti chiedo se questa pressione si sentiva parecchio sul campo, perché l'impressione è che insomma ci fosse una situazione un pochino tipo quella di Catania, tanto per intenderci, il Massimino che conosciamo bene, un po' di stampo sudamericano, con questa pressione agli spalti che vi insomma faceva mettere un po' il fiato sul collo. Certo, il loro pubblico li ha spinti, ma anche, era anche una cosa per noi giocare in uno stadio pieno, potevamo essere solo che motivati, quindi i presupposti c'erano, noi non ce l'abbiamo fatta e ci dispiace molto. L'attacco del Crotone si poggia tantissimo su Falcinelli, no? Te lo sei trovato di fronte in occasione di quel gol del 2-0, uno schema che va un pochino sorpreso, poi praticamente è successa la stessa cosa poi sulla sponda di Ferrari sul terzo gol di Nalini. L'avevamo preparata bene, poi loro sono stati bravi a prenderci in momenti che eravamo un po' in difficoltà, hanno fatto i gol e abbiamo preso poi il rosso che ci ha praticamente messi tutti indietro. L'ultima ti lascio poi allo studio, a livello personale comunque il bilancio è positivo, a livello personale, a livello stagionale, perché stiamo parlando insomma di un portiere che ormai insomma è avviato verso una luminosa carriera, perché forse non ti aspettavi neanche tu, sei diventato titolare, complici i problemi di Marchetti, ma anche complici il tuo stato di forma, perché mister lo ha notato, a Milano l'esordio e poi è stato un'escalation, diciamo così, no, di soddisfazione anche con l'esordio in nazionale. Che anno è stato per te? Per me è stato un anno bellissimo, con tante soddisfazioni, anche tante brutte partite che abbiamo perso come la finale di Coppa Italia, ma la considero un'annata positiva, che posso sempre migliorare e posso sempre aiutare la mia squadra. Adesso in poi pensiamo al prossimo anno di essere sempre positivi e fare un'annata ancora migliore di questa. Studio. Thomas, c'è una domanda per te da parte del mister Roberto De Cosmi. Ciao Thomas, buonasera e complimenti per la stagione che hai disputato quest'anno, hai dimostrato veramente tanta maturità malgrado la tua giovanissima età. Una semplice curiosità: i giovani che si affacciano, Spizzichino insomma oggi all'esordio in Serie A, Cardoselli con più di qualche convocazione, tu che sei giovanissimo ma che sei così già esperto e sicuro di te, che tipo di consigli riuscite a dare a questi ragazzi? L'unico consiglio che posso dare a loro, quei ragazzi, che non devono mai mollare, devono darla sempre tutta, perché nella vita non si sa mai. Anch'io l'anno scorso non giocavo, Dio mi ha dato la possibilità di giocare quest'anno, credo di aver preso l'opportunità e anche loro devono fare la stessa cosa, non mollare mai. Ciao Thomas, buonasera e complimenti per questa bella stagione. Visto che siamo in tempo di bilanci, ti volevo chiedere qual è stato il tuo momento migliore, magari la serata migliore, la parata migliore di quest'anno. La sera migliore direi il derby di ritorno al campionato, perché vincere un derby è sempre la cosa migliore che c'è. Con la parata su Zego a questo punto? Sì, dai. Mettiamola così. Mettiamola così, assolutamente. Thomas, prima di lasciarti, prima hai detto all'inizio dell'intervista che quella di questa sera non era la solita Lazio, no? Quella che siamo abituati a vedere. Ecco, perché non era la solita Lazio? È stato più un problema di testa? Forse si è staccati la spina un po' prima del dovuto? Oppure in che cosa non era la Lazio solita, quella che questa sera ha giocato contro il Crotone? Secondo me avevano più fame loro di noi, l'hanno dimostrato in campo, che quello non deve più mancare dalla parte nostra, perché ogni volta che entriamo in campo la fame deve essere in più
da qualsiasi altra squadra che giochiamo contro. Grazie Thomas, davvero. Grazie a voi. Ciao.